tornato a Vittoria, 50 minuti di bus, e niente, sole, vento. Pieno di queste vetrate bianche. Vetrate sono delle, cazzo si chiamano? Veranda, ecco, non mi veniva il nome. Bellissime, secondo me. Plaza de los Fueros. Tortillas di patate con del peperone piccante, peperoncino, non so, bidoncino, boccadillo, peperone, uovo, formaggio e un pezzo di credo prosciutto e ciacoli, classico. Buono, buono, poco da fare, buono, buono. Questa è la prima tortilla che mangio da quando sono qua, sarà anche l'ultima, perché poi ultima sera, caldina, piccantina, però buona, una frittata di patate in pratica, dai. Zona living. Rete a castello. Una delle verande belle. Ostello dell'architetto. Ecco, bello perché in pratica sei fuori, ma sei coperto totalmente. Lo spiegatore automatico di hamburger, hot dog. Vino e Coca-Cola, in una parola, calimoccio, tipo sangria comunque alla fine, non malissimo. Potrebbe essere stato inventato per svuotare i frighi, tipo dai vini scrausi, tipo tavernello per capirci. Vino rosso della Coca-Cola, che è bevibile comunque, dai, con del ghiaccio, una fetta d'arancia, lo svuota il frigo, il calimoccio. Dire la verità, vai più veloce a piedi, però dato che c'è, perché no?
Non so se si sente. Lo strumento che suonavano allo stadio. Quello che ho appena finito di sentire era la chalaparta, che è uno strumento a percussione tipico e originario dei Paesi Baschi. È quello veramente che avevo sentito allo stadio nel pre-match, prima della partita. Molto interessante. Ecco, un bel suono, molto quasi intimorisce. Lo stadio poi faceva un effetto incredibile, bellissimo, con gli altoparlanti, molto bello. Tanto il fonte basco. Che ho smesso di riprendere in giro perché ce n'è talmente tanto, c'è un sacco di negozi che ormai dai, si è capito questo è. Questo è proprio della serie cominciamo a tirare i remi in barca. Ho fatto una raccolta, un'ultima raccolta di cazzate da mangiare. Queste ho visto ci sono un po' ovunque qua. Un po' Smarties, queste mitiche. Leggendare Donuts, anche questo, vecchi ricordi, anche questo penso sia super qua e questo è un souvenir. Dalla verandina potrei anche dire che è quasi tutto. L'ultima sera in Spagna, Paesi Baschi. Comunque mancano 5 minuti alle 7. E teoricamente ci sono solo 5 gradi. Ho le mani congelate. Sainz alla polizia dei Paesi Baschi.